onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen. E auguri. Auguri. Gli assessori, l'assessore De Dinoci che stamattina è partito da Lecce per arrivare a Dosena, e quindi è davvero, davvero un esempio importante della vicinanza della regione Puglia nei nostri confronti. L'assessore Barone che non manca mai agli appuntamenti, grazie assessore. Il presidente della provincia, Nicola Gatta. Il presidente del GAL, che puntualmente, devo dire, è sempre presente anche lui nelle nostre, durante le nostre manifestazioni, così come il presidente della Ventura, Raimondo Giannelli. Un grazie al presidente di Lega Coop, Carmelo Rollo. E a Paolo, innanzitutto mio amico da sempre. E poi ovviamente non sono al tavolo, però gradirei che sia Carmelo, per quanto riguarda la cooperativa di comunità che c'entra anche nella nostra comunità energetica, su un processo che è in divenire. Ci saranno altri impianti ovviamente per costituire la comunità energetica vera e propria, poi prenderà la parola il le fonti rinnovabili. Ci troviamo in un momento particolarmente importante, considerato anche questo purtroppo momento legato all'aumento dei costi energetici, e questo sicuramente è una bella risposta e dimostrazione che gli amministratori di Capitanata guardano al futuro in maniera diversa e che si può davvero cambiare le sorti di questo territorio. In un momento particolarmente favorevole perché, come diceva Lucida, abbiamo acquisito in questi ultimi 20 anni, 30 anni, un'esperienza tale, un know-how per pensare a nuove fonti di energia rinnovabile. Abbiamo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che mette stato su alcune tematiche, come per questa di essere all'avanguardia, di guardare al futuro anzitempo, e oggi siete un esempio. E sono qui per portare questo esempio nel resto della regione, e quindi di questo per voi deve essere motivo di grande orgoglio, e si arriva anche a una consapevolezza che è quella che l'energia può essere un'opportunità. Ha detto bene il Presidente della provincia quando dice: in questi anni noi l'abbiamo un po' subito.